anche qua non fa parte del gioco. Bravo, bravo. Vedevo una bella sfida, vedevo una bella sfida, ma c'eravamo uguali. C'era quando facevo un decimino meglio noi, c'era quando lo facevo mi sembra abbastanza sofferta vedere il tuo volto. Abbastanza sofferta e dire poco. Direi molto molto tirata per quanto riguarda le temperature, è stata difficilissimo arrivare fino alla fine e altri 4 giri sarebbero stati molto molto pesanti da portare fino al termine fisicamente. Però è stata divertentissima e qualche altro giro mi sarebbe stato utile per raggiungere Gridelli, però va bene così, sono le gare. In terza posizione Francesco Azzari. Seconda posizione per Davide Critelli. E vincitore Daniele Tarani. Benvenuti nel video di gara 2. Ci siamo dimenticati di registrare nella foga la parte iniziale del video, quindi stiamo registrando tutto verso la fine. La gara è andata da paura, ci siamo divertiti tantissimo e sfruttare gli ultimi 4 giri rimasti sarebbe stata una mano grandissima d'aiuto per noi. Sta arrivando una macchina e ci stanno per... Ok, rewind, abbiamo evitato per un pelo di essere stirati come due sottilette. Tornando al discorso di gara 2, ci siamo divertiti tantissimo e quei 4 giri sarebbero stati molto molto utili ai fini ovviamente del guadagnare un'altra posizione. Avevamo un passo leggermente migliore verso il fine gara, anche se all'inizio, come avrete visto, abbiamo sofferto tantissimo. La gara è stata molto accesa, come avrete visto, mi sono divertito tantissimo e in ottica campionato ottimo terzo posto. Adesso bisogna lavorare un po' per Vallelunga, sistemare delle piccole cose addosso alla vettura e direi che siamo pronti. Vorrei riparare quel piccolo problemino dell'ala anteriore che non so se vi ricordate di gara 1 che mi sono inculato l'olli e quindi ho un po' distrutto il pezzo del muso. Sta arrivando di nuovo un commissario, quindi ci spostiamo di nuovo verso l'interno della curva. Detto ciò, ci vediamo a Vallelunga tra un mese e una settimana. Ditemi che siete carichi anche voi come sono carico io, no?